Sì, Francisco è un uomo molto severo. Però una cosa voglio che sia chiara. Io sono felice con lui e gli voglio anche molto bene. Dove vai? Vado nel magazzino a vedere se c'è Nora. Vuoi che ci vada io? Tanto devo andare in garage a prendere la macchina per fare una scappata in centro. Voglio comprare dei libri finché ho ancora quei soldi in tasca. D'accordo, va bene. Allora, se vedi Nora, dille che ci vedremo più tardi come era. Ok. Io vado a prendere la macchina. Va bene, ci vediamo. Mio marito è molto buono. È malato e io non voglio che sappia niente di questa storia perché gli farebbe troppo male. Quello che mi preoccupa è che avevamo pensato di fare un viaggio e adesso non potrei partire sapendo in quale pasticcio si è cacciata quella ragazza e sapendo che lei forse non ha ancora rinunciato a Marina. Vede, lei è molto immatura. È una ragazzina e forse lei si diverte a inventare questo genere di storie. E poi è innegabile che si sente molto attratta da lei. Anche lei è molto giovane. Ma mi pare che prenda piuttosto sul serio il suo compito di madre. Lei l'ama davvero? Voglio dire, è vero amore. Kike. Mm? Questo è il signor Soriano. Ah, onoratissimo. Scusatemi, ma non vorrei in nessun modo disturbare. No, Kike. Non disturbi affatto. Senti, Kike, ascoltami, ti prego. Kike. No, non se ne vada. Devo andare, invece. No, aspetti. Rimanga qui ancora un attimo. Ma che cosa? No. Sta tremando? No, che ha prego. Paura? Per favore, mi lasci andare, la prego. No. Allora, Kike, l'hai trovata, Nora? Ah, sì, certo, era andata un attimo in toilette. Le ho detto che noi due... Bene, andiamo allora. Ma bravo! Così mi piace, papà. Che cosa c'è? Lo sai che sei in gamba, eh? Io sono molto contento, e tu lo sai che mi piace parlarti da amico. Sono contento di vedere che tu non stai continuamente dietro a Nora, sai? Perché alle donne non piace sentirsi troppo amate, perseguitate. Mai dimostrare loro che ci sono indispensabili. Ah. E da dove ti arriva tutta questa esperienza? Ma mi arriva da te, no? Ricordi gli anni in cui sei rimasto solo dopo la morte di mamma? Hai avuto le tue avventure, le tue esperienze. Sono o non sono tuo figlio, no? Bene, ma questo non bisogna dirlo a Nora. Non ti fidi di me? Così va bene. Andiamo. E adesso mi può dire che cosa le succede? Niente, solo che c'era mio marito e temevo che potesse sentire qualche cosa. Miguel Angel, mi creda, quello che le ho detto è la verità. Adesso vorrei soltanto sapere che cosa farà con Marina. Se quello che mi ha raccontato è la verità, non riesco proprio a capire perché non me l'ha confessata prima. Ma anche se avessi voluto, questa mattina sarebbe stato impossibile, perché mio marito mi stava aspettando in macchina ed è così geloso. Voglio dire, è così geloso di sua figlia che... Di sua figlia? Soltanto di sua figlia? Mm? Le ho già detto che è fatto a modo suo, però non è cattivo. Ma perché? Perché continua a giustificarlo? Io non voglio giustificare nessuno. Se le dico questo è perché immagino che Marina le avrà parlato di lui chissà in quali termini e perché non si faccia delle idee sbagliate, è necessario chiarire ogni cosa. Ma quello che mi preme sapere è quali sono le sue intenzioni su Marina. Non glielo voglio dire. Perché? Perché voglio parlarne personalmente con Marina. Ah, allora non ha creduto a niente di tutto quello che le ho detto. Mi stanno mentendo un po' troppo. Sì, lo capisco. Ma perché dovrei dirle delle bugie? Io non vede che voglio soltanto aiutarla. Io la ringrazio molto, signora, ma
L'esperienza della vita mi ha insegnato a cavarmela da solo. È un vero peccato che lei non voglia capirmi. Signora, sono soltanto venuto a chiederle scusa. E non me ne pento. E ora, se mi permette, me ne devo proprio andare. Come vuole. Miguel Angel. Sì. Salve, Rita, come sta? Che cosa ci fa lei qui? Beh, io venivo a trovarla. Volevo sapere come sta. Come si sente adesso dopo l'incidente? Oh, com'è gentile. Molto bene. E vorrebbe... vorrebbe prendere un caffè con me? Io con lei? Sì, sì, certo. La posso aspettare stasera nel bar. Quello che ce l'ha all'angolo. Il bar di Basilio? Sì. Va bene, può aspettarmi. Ma mi vorrebbe dire perché? Ecco, lo sa che io sono molto curiosa e vorrei sapere perché. Mi vuole anticipare qualcosa? Non può aspettare questa sera. Bene, se proprio non vuole dirmelo. No. La signora Norita non è in casa. Chi è che... Bene, glielo dirò. Buongiorno. Chi era Remedios? Era un'amica di Nora, però non mi ha detto il suo nome. Ah, non sarà proprio un'amica. No, no, non parlo sul serio, sto scherzando. Norita non farebbe mai il più piccolo torto al suo amato Francisco, vero Remedios? Lei lo adora. Io la adoro, Giulio, la adoro. So che mi è fedele. No, 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 non ti voglio seccare con i soliti discorsi. Però oggi c'è stato qualcosa di importante, di molto importante. Raccontami. Stamattina abbiamo parlato. Parlato? Sì. Sì, cioè... ho parlato io, hai capito, no? Di che cosa? Di noi due, di me, del mio fallimento come uomo. Sono stato molto sincero con lei. Le ho detto quello che sentivo per il fatto di non poter essere un vero marito, di non poter avere rapporti con lei, ecco. E Nora? È un angelo, Giulio, è un angelo. Mi ha detto che non voleva che io mi tormentassi. Ti rendi conto? E cosa avete concluso? Niente, niente. Dovevamo aprire il negozio, Eve. Ah, ma bravo, hai proprio scelto il momento giusto. Quelli non sono discorsi da farsi alle 8 del mattino. Ma non capisci che ho paura, Giulio. Che vuoi che faccia? Che riservi l'argomento per la notte? Quando io già ho dei problemi perché non ho via d'uscita, devo riconoscere una volta di più che non sono più un uomo ormai. Cerca di calmarti, Francisco. Aiutami a trovare una soluzione, Giulio. Devo trovare una soluzione perché solo così io... Vedi, solo quando Nora sarà pienamente mia moglie, solo allora riuscirò finalmente a liberarmi di questa ossessione. Francisco, tu sai che non c'è nessuna causa di origine fisica che ti inibisca come uomo. Il trauma che hai subito nell'incidente non ti ha lasciato nessuna menomazione. E allora... perché non mi ascolti e non consulti uno psicanalista? No, 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 questo no, questo no. Comunque richiederebbe troppo tempo e... E allora? Nora tace, Nora non dice niente. Come se fosse pienamente realizzata come moglie. E non lo è, non lo è. Ma per quanto tempo durerà ancora? Per molto.
Perché Nora si sente responsabile di quel che succede. Era lei che guidava la macchina quando c'è stato l'incidente. Non è giusto, Giulio. È bello che tu la pensi così. Ma nemmeno sarebbe giusto che le permettessi di essermi infedele. Io le ho dato molte altre cose, sai. Le ho dato affetto, le ho dato un buon nome, l'agiatezza economica. Tollero sua madre, che è insopportabile. E allora? Forse una soluzione c'è, Giulio. Quale? Un'altra donna. Come? Ho troppa paura di fare un altro fiasco con Nora. Giulio, magari con un'altra donna di cui non mi importi niente. Sei pazzo! Ma perché dovrei essere pazzo, Giulio? Ho bisogno di riacquistare la fiducia. Non lo capisci? Sì, ma commettendo un'infedeltà. E pretendi che lei ti sia fedele. Ma la mia non sarebbe un'infedeltà, Giulio. Non lo sarebbe affatto. È un'altra cosa. Ma come puoi pensare che mi interessi andare con un'altra donna che non sia Nora? Tu credi che mi attiri quest'idea? Attento, Francisco, se non ti attira, sai già come va a finire. Ma vedi, io voglio tentare anche questo, Giulio. Io non posso perdere Nora. O non l'hai capito? Giulio, dimmi che non faccio male. Dimmelo, Giulio. Cosa pensi di fare? Ho la situazione in pugno, Elvira. Tu sei protetta tanto da me come da Paolo. Sì, però non vorrei che Juan Carlos facesse lo stupido. Quello lo tengo d'occhio. L'importante è che raggiungiamo l'obiettivo che tutti noi ci siamo proposti. Ritorno al negozio perché è ora di aprire. E poi è meglio evitare che ci vedano insieme. Giusto. Anche se ci ha già visti Basilio. Ora lo saprà tutto il quartiere. Ma no, non c'è problema, stai tranquilla. Allora, continua così. Occupati di Francisco. Lavoratelo bene. E vedrai che te ne saremmo sempre grati, io e Paolina. E va bene, papà. E così ho saldato il mio debito. Così mi piace, Kike. Hai visto che mantengo la parola? Hai conquistato la moglie di tuo padre. Questi sono fatti miei. Hai ragione. Quando ci troviamo? Hai voglia di continuare a perdere. Anche questi sono fatti miei, hai capito? Guarda che la prossima volta non aspetteremo tanto. Ci starò più attento, stai tranquillo. Te lo lascerò detto qua. Ok. Spero proprio che mi sarai riconoscente, eh? Ma si capisce. Soprattutto per l'idea che ti ho dato. Una giovane donna sposata con un vecchio. E con un maschietto come te per casa. Era inevitabile. No, lascia stare. Pago io. Ma che sciocco, quasi mi facevi cadere la saracinesca sulla testa. Ma che cosa dici, su, non farei una cosa simile per niente al mondo. Hai visto mia madre? È uscita, è andata alla posta a spedire un telegramma. A chi? Non lo sa, non me l'ha detto. E mio fratello? È uscito, pare che avesse una faccenda da sbrigare. Allora vado a preparare il pranzo. Isabel. Che c'è? Ecco, non avresti voglia di venire fuori a mangiare una pizza? E perché? Tua madre mi ha dato il permesso.
Devi dirmi una cosa importante. No, niente. È che se voglio parlare con te, beh, io preferirei farlo in un altro posto, non qui dentro. E perché? È casa tua. E io vorrei parlarti in campo neutro. Beh, questa casa è tanto tua come mia, no? Dai, ci vieni. Di che cosa dobbiamo parlare? Se vieni in pizzeria lo saprai. D'accordo. Allora vado a posare i libri. Ti aspetto. È strano che ritardi tanto, io non capisco. Ti dico che ha avvertito e noi lo aspetteremo per mangiare. Ma che ti succede? Stai tranquilla, Nora, non mi sembra il caso. Che cosa sto dicendo? Dico a questo mio tesoro tanto apprensivo che si metta tranquilla. Dal momento che ha avvertito è tutto a posto, no? Fortunatamente, quando mio figlio ritarda a rientrare, cosa che succede molto di rado, almeno avvisa. Non come te, che appena ti fa comodo non ti fai scrupolo di sparire senza dare la minima spiegazione. Quante volte dovrò sentirglielo ripetere, signora? Quante volte mi farà comodo? Su, adesso smettila, nonnina. Quella volta papà non stava così male. E Nora avrà pure il diritto di prendere il caffè con un'amica, non ti pare? Il primo dovere di una moglie è quello di stare accanto a suo marito. Se dipendesse soltanto da lei, quando il marito muore, la moglie dovrebbe seppellirsi con lui. Adesso non esageri, Ma sì, lei ha la stessa mentalità dei turchi, che i loro morti li devono imbalsamare e sbattere nelle piramidi. Ma non sono i turchi, sono gli egiziani. Che importa? Turchi, egiziani, è lo stesso, è la stessa razza, vengono tutti dalla Russia bianca. Io temo che le sue idee in geografia siano piuttosto confuse. O mi sbaglio? Senti, Kike, senti bene quello che sto per dirti. Tu con me non sali in cattedra, perché tu avrai letto un sacco di libri, sarà anche vero, ma prima che ti sia fatto l'esperienza che ho io, Speriamo che sua figlia non segua il suo esempio. Che cosa vuol dire? Si spieghi meglio. Che niente. Cosa vuol dire? Niente, 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 signora. Vi prego, basta, smettetela. Ma chi si crede di essere per dirmi queste brutte cose? Basta, mamma. Dillo a lei, è lei che ha incominciato. Lo sapevo. La colpa adesso è mia. Nessuno mi vuol bene in questa casa. Senta, signora. Ma un giorno o l'altro me ne andrò. E allora sarete contenti. Ah, mio Dio, ma perché? Perché parla così? Io non le ho detto niente. Le ho soltanto pregate di non litigare. Dico, ma non possiamo cercare di starcene un po' in santa pace, di goderci questo momento, visto che non abbiamo problemi. Ah, se non abbiamo problemi è soltanto perché non c'è il suo alleato. Sentite, io vado in camera mia e mi metto a letto. Ho un terribile mal di testa, ma vi prego con tutto il cuore, cercate di non litigare più. Bene. Sapete qual è la realtà? La realtà è che voi due vi odiate e la povera Nora ci va sempre di mezzo. A me questo non pare giusto, no? Sistemerò io le cose. Scusatemi. Ha sentito, cara donna Remedios? Ci pensa il pargoletto. Adesso sì che possiamo stare tranquille. Lei mi odia. E questo è il fatto. Nessuno mi vuole bene qui. Ma quando me ne sarò andata, qualcuno mi dovrà rimpiangere. Rimpiangere un bel corno. Lei ci seppellirà tutti. Non faccia la commedia, la smetta. Nora, immagino che preferirai non si sappia chi ho visto nel magazzino. Non è vero, mammina? Allora rispondimi, vorresti che si sapesse chi ho visto nel magazzino con te? Perché non l'hai detto a tuo padre? Avanti, sentiamo. Ma per proteggerti, mammina. Proteggermi? Non avevo niente da nascondere. Ah, no? No.
Salvo che ti sei incontrata di nascosto con quel tipo che esce con Marina. Se ti sembra una cosa da poco questa. Senti, Kike, non mi toccano le tue insinuazioni, però gradirei almeno un pochino di rispetto da parte tua. Non sono d'accordo. Sei tu che manchi di rispetto a papà. Ti ho già detto che stavamo parlando di tua sorella. Ah, ma allora tu credi che io sia nato ieri? Va a raccontarle a un altro queste storie. Non obbligarmi a parlarne a papà. Lo sai che è un tipo molto nervoso. Potrebbe fare qualsiasi cosa se sapesse che gli sei infedele. Infedele io? Ma come potrei essere infedele a tuo padre? Io non... Ma perché poi dovrei darti delle spiegazioni? Esci! Esci subito di qui! Prima o poi mi darai quello che mi serve. E quando farà comodo a me. Perché a partire da adesso ricomincerò a sorvegliarti, Nora. Non ti perderò di vista nemmeno un minuto. Non ti mollerò e vedrai che dovrai per forza cedere. Sì? Sì. Allora sappi che l'unica cosa che potrai ottenere sarà che un giorno io me ne vada da questa casa. Questa è l'unica cosa che otterrai, Kike. Avanti, esci dalla mia stanza. Tu non potrai mai andartene. Papà ti inseguirebbe in capo al mondo. Non ti darebbe pace. Vuoi uscire, per favore? Me ne vado. Sai una cosa? Tra un paio di giorni penso che avrò bisogno di un altro prestito. Vattene, Kike, vattene, esci di qui! Oddio, oddio mio, ma perché? Perché? Perché io non posso essere felice? Giulio? Sì, sono io che ho chiamato, sì. Entra. Dai. Avanti, su. Gradisci una bibita? Una gassosa, un whisky? No, 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 niente, grazie, niente. Ma allora siediti. Grazie. Fatto in fretta? Sì, sì. Ero da queste parti. Ho scelto l'indirizzo più vicino. Credo che gradirò una bibita, sì. Ma bene. Grazie. Qui fa caldo, mettiti in libertà. Grazie. Non sai che devi pagarmi prima? Ma non hai caldo, no? Otto e mezza, perché? Cosa c'è? Il mio appuntamento, devo vedere un amico. Ma che cos'è? Non fare così, No, 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 è che veramente non posso fermarmi. E perché non fai venire qui anche il tuo amico? Io chiamo un'amica. No, purtroppo sai. Come ti chiami? Gladys. Gladys, devo proprio andarmene, sì. Mi ero tenuta libera 2 ore per te, tesoro. Posso venire domani, La grana non posso ridarla. No, per questo non c'è nessun problema. Lo so, la colpa è mia che non mi ricordavo di questo impegno. Vuoi chiamarlo per telefono? No, che adesso non si trova in casa. Mi aspetta all'aeroporto, devo prendere l'aereo, sì. Ah, ritornerai? Sì, prima ti telefono, Bene. Allora, a domani, Gladys. Ciao. Pronto? Oh, Don Lorenzo, come sta? Sono Rosa. Rosa? La madre di Miguel Angel. Sì, stiamo tutti bene, grazie a Dio. Molte grazie. Oh, ma proprio che è una meraviglia. Miguel Angel?
Ah, lei non sa quanto ha fatto prosperare il negozio. È tutto grazie a lei. Sì, grazie a lei. Sì. Sì, lo so che è lui che lo gestisce, però se lei non gliel'avesse affittato... Ah, Miguel Angel chiede sempre notizie di sua figlia. Certo, di Aurora. Beh, il fatto è che per ora non può muoversi. Sì, è proprio per questo che ho chiamato io. Sì, certo. Senta, Don Lorenzo, Miguel Angel mi ha detto che ha mandato un telegramma a sua figlia. A sua figlia, sì. E che l'aspetta qui a Buenos Aires. Sì, certo, per questo la prega di andare domattina presto all'ufficio postale per ritirare il telegramma. Certo, certo. Ah, speriamo che si mettano d'accordo, Bene, ora la lascio. La saluto, Don Lorenzo, pronto? Ah, noi aspettiamo allora, aspettiamo Aurora. Glielo dica anche lei, Certo. Lei non immagina come Miguel Angel si impaziente. Ah, buonasera, Rita. Credevo non venisse più. Ho un sacco di cose da chiederle. Ma la prego, si sieda. Si accomodi, dia pure a me. Però 5 minuti e non di più, Va bene, ma almeno prenderà qualcosa. Cosa ordino? Un caffè, magari. Ah, e non un whisky o una bibita? No, se non vuole che prenda un caffè, prendo un tè al limone. No, certamente. Signora, buongiorno, come va? Un caffè, per favore. No, allora, facciamo un caffè e un succo d'arancia. Sì, vado subito. E come sta ora Don Francisco? Ah, molto bene, non ha più problemi. Meglio così. Il caffè lo stanno facendo, arriva subito, eh? E la signora Nora, che non l'ho più vista, come sta? Bene, la signora sta bene. Mi fa piacere. Arrivo subito con le consumazioni. Grazie. E chi sarebbe Don Francisco? Il padrone del negozio. Lo conosce, mi pare. Certo. E la signora Nora? Ma com'è curioso lei oggi. No, pardon. Se non me lo vuole dire, non me lo dica. Amici come prima. Ma per carità, e perché non dovrei dirglielo? È la moglie del padrone. Nora non deve continuare a essere la moglie del padrone per molto tempo. Stai tranquilla, Paolina, ti prego. Se io ti dico che questo ragazzo sarà in grado di fare lo scambetto a Nora, so perché te lo dico. Ho scelto il migliore. Il migliore. E sono venuto subito a dirtelo. Però, tesoro, dovrò andare via presto. Devo vederlo. Se fallisce mi trovo in mezzo alla strada. Ma no, amore, non fallirà, stai tranquilla. Chi si troverà in mezzo alla strada sarà Nora con sua madre. Elvira si sposerà con Francisco e tu avrai di nuovo assicurato l'avvenire che era in pericolo da quando è morta tua figlia. Bisogna che avvenga il più presto possibile. Francisco non sta molto bene di salute e se gli succede qualcosa mentre è ancora sposato con Nora... Ho capito. Senti, faremo più in fretta che potremo. Elvira è disposta ad ogni cosa. Ascolta, quando Nora sarà fuori gioco, tu dovrai darti da fare per cercare di convincere Francisco a mettersi con Elvira, d'accordo? E il seguito? Te lo immagini? Ah, il dolore per l'infedeltà di Nora sarà per lui una cosa insostenibile. Come vorresti provocare un infarto al vecchio? Sai cosa sto pensando, cara? Sarebbe pericoloso se Nora ne uscisse indenne. Sì. Sarebbe uno sbaglio. Cosa vuoi dire? Fammi pensare, non so. Il ritorno della sua ex moglie, una discussione, un'arma. Sì, un'arma va sempre bene. Una morte sospetta. Nora
incarcerata. Sì, Nora incarcerata. Elvira, mia figlia, che eredita dolorosamente, beh, è evidente questo, da Francisco Gomez Mercado. Era buona, no? Sì. Vorresti fare il bis per caso? Beh, sì, quasi quasi. Beh, allora per finire che cosa vorresti? Un gelato? Non lo so. No, vorrei soltanto sapere che cosa avevi da dirmi di tanto importante da doverci incontrare in quello che tu chiami campo neutro. È che... Isabel, dimmi, tu che cosa pensi di me? No, no, non ridere, dai, dai, ti sto parlando sul serio, su, smettila. Ecco, penso che sei un ragazzo meraviglioso. Non speravo tanto, sai. E tu cosa pensi? Di me? No, scemo, di me. Oh, veramente non so da dove cominciare. Beh, comincia dal principio, è meglio, no? Già, è vero. Dunque, io penso che tu sei una ragazza bravissima. Ti ho sempre considerata come una vera amica, una sorella. Sì, ma io non sono tua sorella. No, no. Ed è proprio per questo che volevo parlarti in pizzeria. Ah, mi hai invitata in pizzeria per dirmi che non sono tua sorella? No, dai, non prendermi in giro adesso. Che la pigli così alla larga. Volevo sapere una cosa da te. Per caso esci con qualche ragazzo? Io no, a me i ragazzi non piacciono. Lo sai? Io ti amo. Finalmente. Adesso, senta, io non vorrei offenderla, però... Però dovrebbe dirmi subito quello che vuole, perché... Non voglio fare troppo tardi. E sai, non ho avvisato mia madre ed è sola. Bene, e lei sa bene, come sono i genitori. Ma scusa, che fretta di andarsene. Perché è così tesa? È che io non... Non sono abituata a uscire con i ragazzi. Perché? Non so, sembra che io li annoi. No, ma no, ma che stupidaggine sta dicendo? Lei è molto simpatica, Rita. Ah, davvero? Non l'annoio? Ma certo che no. Senta, Rita. Sì. Come si chiama la ragazza che lavora alla cassa? Ah, la... La sostituta, lei vuol dire. Certo, la sostituta, come si chiama? Come si chiama? In questo momento non... Susanna Iglesias. Oh. Adesso capisco. Cosa? Che cos'è che capisce? No, no, niente, Rita, è che... È che le bugie hanno le gambe corte. Lo sa che lei è strano, io non riesco a capirla. E provava la dolce. Bambina mia adorata. È una gioia. È una
vera grazia per gli occhi. Mi guardate dormire. Se potessi esprimerti quello che sento, amore mio, angelo mio. Però nada contigo se puede comparar. Chi è? Sono io. Apri, Francisco. Cosa c'è, mamma? Scusami, Francisco, ma là fuori c'è... Parla piano. È fuori di sé, è disperato. Dice che ha bisogno di parlare con la madre di Marina. Ma non può essere, mamma. È quello che gli ho detto io, puoi immaginare. Ma questo l'ha fatto diventare ancora più furioso e mi ha ripetuto che vuole parlare con Nora. Che cosa ne dici? Ma chi è? Mi pare si chiami Miguel Ángel Soriano. Lo vedi, mamma, Norita sta dormendo. Andrò io da lui, su, sì. Va ora, va. Va bene, d'accordo.